Oggi protocolliamo la proposta di delibera di iniziativa popolare, corredata da oltre 400 firme, con la quale vorremmo portare in un consiglio comunale aperto le nostre proposte, quindi l'idea del comitato. Noi vorremmo scongiurare la mensa unica, quindi vorremmo che le mense interne alle scuole favorissero la distribuzione di un cibo, come è stato detto, pulito, sano, un cibo che comunque mantenga quelle che sono le sue capacità nutritive e anche organolettiche. Il modello di riferimento è Cremona. Cremona ha addirittura 32 mense scolastiche interne e è la medaglia d'oro come migliore ristorazione scolastica in Italia. Nelle ultime settimane sono state rivolte delle accuse molto pesanti, non solo al comitato, ma anche a tutti i genitori e cittadini, sono più di 2.400, che hanno sottoscritto la nostra petizione e che soprattutto si offrono e continuano a offrirci il loro sostegno e la loro volontà di aderire alle nostre nuove iniziative. Noi, nonostante questo, siamo ancora una volta qui a tendere una mano e a portare avanti un dialogo che non vogliamo interrompere. Secondo noi è un dovere della politica, dell'amministrazione, quella di considerare e dialogare con la cittadinanza. Se questo non succede, si viene a interrompere quello che è il patto di fiducia tra elettori ed eletti, che può avere solo conseguenze negative.